È partita ufficialmente la campagna elettorale del Movimento a 5 Stelle. A Fano ha incontrato cittadini e simpatizzanti, ma anche associazioni ed imprese, Gianmario Mercorelli, candidato alla presidenza della regione. Tanti gli obiettivi per le Marche, fra cui quello di un vero cambiamento per una concreta ripartenza. Il primo obiettivo economico generalizzato in regione è il post-Covid. Il post-Covid va affrontato con uno sviluppo organico delle infrastrutture marchigiane, e per infrastrutture intendo tutte le infrastrutture, dalle strade alle infrastrutture telematiche che sono molto carenti in regione, con l'obiettivo di internazionalizzare. Le PMI marchigiane, i piccoli industriali marchigiani, gli artigiani marchigiani hanno sempre avuto questo problema, di avere produzioni magari straqualificate, di primissimo livello, ma di non avere possibilità di accesso al mercato globale. Perché? Perché il mercato globale necessita di una serie di caratteristiche per essere affrontato, ad esempio, come dicevo prima, un'infrastruttura telematica di qualità. Noi vogliamo offrire, mediante la regione, chiamando le migliori menti in questo ambito, le mettiamo in condizione di accedere al mercato globale. Accedere al mercato globale offrirebbe definitivamente alla regione una visibilità, la visibilità che merita. È sulla bocca di tutti, è ritornata, no, in auge ultimamente l'informazione, la notizia che le Marche sono considerate la seconda regione più bella del mondo, ma non lo sa nessuno. Lo sa qualche marchigiano, ma non lo sa chi dovrebbe venirci nelle Marche poi, chi dovrebbe venire a visitarle. Anche quella è un'infrastruttura. Se ragioniamo le infrastrutture in maniera organica, le facciamo crescere in maniera organica, noi possiamo offrire soluzioni contemporanee, correlate, a tutti gli ambiti. Se mettiamo a posto una ferrovia, recuperiamo una ferrovia, recuperiamo una strada, aggiustiamo una strada, creiamo collegamenti sani, anche il turismo ne gode, il commercio ne gode, l'industria ne gode. È questo il ragionamento da fare, ma ripeto, con un atteggiamento realmente innovativo. Candidata fanese per i 5 Stelle al Consiglio regionale delle Marche, Marta Ruggeri. Visto che dal PD sono state fatte solo aperture a mezzo stampa, così con una grande rilevanza mediatica, ma in concreto non c'è stata nessuna vera decisione di tornare indietro sull'indicazione di alcune persone che secondo noi sono impresentabili per la storia che hanno, e soprattutto non hanno intenzione di tornare indietro sui temi che sono gli stessi temi in cui hanno fallito e che li porteranno a perdere le prossime elezioni. Pensiamo al tema della sanità. La prima uscita pubblica che ha fatto il presidente del PD, il candidato presidente, è stato andare a visitare una clinica privata, la stessa sanità privata che ha sovvenzionato la campagna di Ceriscioli. Questi sono gesti simbolici che ci non possono fare altro che allontanare i 5 Stelle e anche gli elettori del Movimento 5 Stelle, perché noi vogliamo una sanità veramente differente, dove tutti si possano curare, dove tutti abbiano accesso alle cure migliori e soprattutto, vista la conformazione fisica del nostro territorio, ci sia una sanità diffusa, quindi non accentrata in uno o, come ci vogliono raccontare adesso, in 2-3 centri. Ricordiamoci che nel famoso protocollo che è stato sottoscritto dal Comune di Fano con la Regione, che Seri stesso ha sconfermato dicendo che andrebbe riscritto, lì c'è scritto che quando sarà costruito l'ospedale di Muraglia, Santa Croce avrà pochissimi servizi, non ci sarà il punto nascita, ginecologia, ostetricia, non ci sarà pediatria, che è stato per anni un fiore all'occhiello del nostro ospedale, praticamente ci saranno reparti di diagnostica e di lungo degenza. Per noi questo non è sufficiente per definire Santa Croce ospedale. Quindi bisogna assolutamente cambiare di rotta e bisogna che ci pensiamo noi cittadini con il voto, votando qualcuno che si offre come alternativa.